Integrati in un progetto Paese Italia. È il nome del convegno che si è tenuto lo scorso 29 giugno in occasione della inaugurazione del nuovo centro congressi al villaggio turistico Salinello di Tortoreto. Una straordinaria location collocata al secondo piano del centro direzionale, un centro polifunzionale che si sviluppa in una superficie di 600 metri quadri di sale concepite per avere la massima flessibilità operativa. Fiore all'occhiello nella sua unicità, il nuovo centro congressi multimediale polifunzionale è dotato delle migliori tecnologie audio e visual in modalità domotica, con sale concepite per avere flessibilità operativa in grado di accogliere fino a 400 persone. La famiglia Chamarra ha così deciso di inaugurare il centro congressi con un convegno sul turismo, quella ricchezza made in Italy ancora tutta da sfruttare. Complimenti per il coraggio di investire in questo periodo di crisi. Ecco, cosa si aspetta? Quale risposta si aspetta prima che dai cittadini e dai turisti, dalle autorità? Ma io mi aspetto, con questo miglioramento che abbiamo fatto dell'azienda, di avere, diciamo così, un'attività maggiore, perché oramai quello del mare si è ridotto in 2 mesi, quindi dobbiamo fare delle attività integrate con lo sport e con tante altre attività, con dei convegni e così via. E ci allargheremo ancora. Capisco che c'è un momento di crisi, ma bisogna avere il coraggio quando c'è la crisi. E il problema è che non hanno il coraggio i politici di affrontare certe esigenze dei cittadini, perché lasciamo perdere io e molti altri come me, ma ci sono cittadini che soffrono e questi signori, non tutti, ci sono anche persone per bene, per l'amore del cielo, ma una grossa massa di gente, dei cittadini non gli interessa niente, interessa andare a comandare, a prendere una poltrona e fare quello che loro ritengono più giusto fare per loro o più comodo, senza dubbio. Il governatore D'Alfonso è intervenuto portando in evidenza i progetti in itinere della pista ciclabile più lunga d'Italia e il progetto per lo sviluppo della macroregione Adriatico-Ionica. Ci sono 3 grandi risultati che devono essere riconosciuti davanti all'inaugurazione di questa struttura al centro turistico Il Salinello. L'iniziativa del privato, e quando il privato investe significa che c'è ragione, ed è una prova di fiducia, di possibilità e di agibilità per quanto riguarda l'economia abruzzese. Secondo, che si investe per allungare la capacità di attrattiva turistica dell'Abruzzo, scommettendo anche sul turismo congressuale, quindi anche questo è giusto e andava fatto. Terzo, che è un investimento riguardante l'economia del mare, il turismo del mare, per la quale occasione turistica del mare l'Abruzzo sta facendo molto, per esempio dotandosi di piste ciclabili le più significative d'Italia, sia lungo la costa che verso l'entroterra attraverso sistemi a pettine. Noi porteremo anche l'acqua, risolvendo la drammatica criticità dell'acqua della provincia di Teramo e anche della capacità turistica della provincia di Teramo. Così come stiamo lavorando, avendo trovato già i soldi e i progetti, per portare la copertura della banda larga e ultralarga 4G dovunque in Abruzzo, in maniera tale che l'Abruzzo, attraverso anche la potenza della provincia di Teramo, possa essere una destinazione per il cosiddetto turismo esperienziale. Vengo per il mare e per l'acqua nella provincia di Teramo, di Chieti e di Pescara, ma soprattutto la provincia di Teramo che si sta molto strutturando, dopodiché conosco le terre alte delle nostre montagne e poi apprezzo la buona cucina, ma voglio entrare all'interno di un meccanismo che mi consenta di fare esperienza, emozione. Tutto questo oggi è possibile ed è per questo che io dico grazie all'imprenditore che ha investito qui oltre 1 milione di euro,
testimonia come si stanno affilando tutti i fili per dare luogo a questo grande risultato. Deciso e brillante l'intervento del vicepresidente Lolli. Il turismo non è un settore, è una risorsa trasversale che deve trovare forza nell'uso appropriato del marchio tra i primi tre nel mondo per notorietà, il Made in Italy. Il turismo in questi anni purtroppo in Abruzzo non è andato bene. Non è andato bene in Italia, ma in Abruzzo è andato particolarmente male. Naturalmente sono gli effetti della crisi generale, ma c'è un effetto in più, che è un effetto di... vorrei dire quasi culturale. Noi dobbiamo capire che sta cambiando molto rapidamente e molto radicalmente l'aspettativa dei viaggiatori, io non li chiamo neanche più turisti. Non si accontentano più di solo di un prodotto, cercano identità e cercano qualità, cercano cioè quando si muovono di fare un'esperienza. E noi avremmo tutte le potenzialità in questa nostra regione, abbiamo insomma mare che è quello che è, ma poi soprattutto questa caratteristica unica di avere un mare attaccato a una montagna vera, abbiamo una gastronomia, abbiamo una cultura, abbiamo bellezze paesaggistiche monumentali, non riusciamo però a proporre tutto questo insieme di cose come un prodotto unico e non mettiamo a disposizione del viaggiatore che viene da noi la possibilità di fare un'esperienza più completa. Perché? Perché ci siamo abituati negli anni a cercare di prendere quelle fasce di mercato un po' più basate su bassi costi, su un prodotto standardizzato sia in montagna sia al mare. Qui siamo nel cuore di un esempio diverso. Qui si punta sulla qualità. Qua si dimostra che grazie alla grande capacità e intraprendenza di un privato, e quindi però adesso bisogna vedere quello che il pubblico fa per andare incontro a privati bravi come insomma il proprietario di questo, di questa attrezzatura, qui c'è l'idea che si può fare una cosa diversa. Bisogna fare sistema però, bisogna mettere questa iniziativa insieme a tante altre iniziative, basta pensare a quello che stanno facendo i privati a Roccaraso, no? Ci sono vere eccellenze in Abruzzo, ce ne sono tante altre, bisogna mettere insieme la capacità di questi privati con una politica che certamente intanto affronti delle cose. Io qui sfioro quasi il conflitto di interessi perché sono un uomo appassionato di montagna, ma il posto più bello dell'Appennino, che è Pietracamela, opera aditivo, non è possibile. Adesso, anzi, annuncio che la provincia di Teramo, insieme alla regione, ha messo al primo posto nei PIT il rifacimento di quella strada, perché veramente è una cosa assurda avere un posto come quello e praticamente non poterlo più raggiungere, no? Ma non è solo il problema delle infrastrutture, certo, è anche quello. Il problema è di puntare, concentrare le risorse, che sono fondamentalmente ormai risorse comunitarie europee, su quella progettazione innovativa che sul turismo c'è, non distribuendo più soldi a pioggia, ma concentrandoli laddove c'è innovazione, laddove c'è qualità, laddove c'è identità, esattamente come in un posto di questo genere. L'importanza reale di questa struttura per il territorio, per l'intero territorio abruzzese, per il turismo e quant'altro. Dicevo poc'anzi con un collega della Camera di Commercio, dicevo che per Tortoreto questo villaggio in termini numerici rappresenta una grossa fetta per presenze turistiche, fa sì che alzi il numero ogni anno. Per tutto il territorio regionale è un punto di riferimento e lo sarà ancora di più con questa bella struttura che è stata inaugurata oggi, penso tra le prime in Abruzzo. È una delle strutture più importanti della provincia di Teramo, la più importante, una delle più importanti in regione Abruzzo. Bene la proprietà, continuare ad investire, creare infrastrutture, capacità di servizi per poter destagionalizzare ulteriormente la stagione, per poter arricchire già il più ampio numero di 300.000 presenze annue, magari in un dato più importante. È un imprenditore che sta facendo bene nel nostro territorio e quindi le istituzioni devono essere vicine, ecco qui la mia presenza volentieri qui questa mattina, perché ritengo che chi investe, chi crede e chi poi lo fa anche con gusto, cercando di arricchire la qualità degli ospiti e la qualità dei servizi da dare agli ospiti, ritengo che vada premiato. Quindi la proprietà sta facendo bene, mi auguro che anche come dire, un po' tutto il sistema attorno al villaggio possa ulteriormente aiutare a far sì che chi viene in vacanza nella nostra provincia, nella nostra regione, poi torni negli anni successivi e ne parli anche bene. Questa è una grandissima occasione, complimenti alla proprietà, una struttura meravigliosa che effettivamente il nostro territorio insomma, ne sentiva la mancanza di una
struttura del genere, appunto per ospitare diversi eventi. Tra l'altro facevo due chiacchiere con la proprietà e mi dicevano che appunto ci sono grandi prospettive per organizzare incontri di lavoro con numerosi ospiti, e quindi insomma una gran bella cosa per il nostro territorio. Sono venuto molto volentieri a visitare questa struttura che tra l'altro geograficamente appartiene in certo qual modo anche a Giulianova. Dobbiamo impegnarci noi tutti a pensare in modo macro, per cui questa non è soltanto una struttura che appartiene a Tortoreto perché geograficamente collocata nel comune di Tortoreto, ma è una struttura che appartiene a tutta la provincia. Bene ha fatto il nostro governatore a ribadire che da qui a qualche cenno andremo verso una riflessione sempre più intensa della macroregione. Per cui Tortoreto oggi ci dà, attraverso la buona imprenditoria, questa grande opportunità che Giulianova raccoglie e che si impegna a valorizzare. Il turismo è la molla della nostra economia, è un'industria tra virgolette, non me ne vogliano ovviamente gli imprenditori del sistema, ancora all'anno zero, perché abbiamo delle potenzialità infinite. Sua eccellenza il Vescovo parlava delle strade dell'entroterra, della montagna, in maniera particolare del Prato di Dio. Certo, è importantissimo, il turismo integrato se ne parla ormai da decenni veramente, ma non riusciamo ancora a dare questo valore al nostro territorio, quindi ben venga un centro come questo, fantastico, ma che sia di collegamento per l'entroterra, per le città, per posti fantastici come possono essere Atri, Civitella, lo stesso San Gabriele con il nostro santo protettore, ma con i Prati di Tivo, con Fan Adriano, insomma, tutte le nostre bellezze le dobbiamo mettere a disposizione del turista che qui verrà. Qui deve tornare e portare tanti amici. È una sala che appunto giunge a coronamento di un villaggio che è stato sempre un esempio di grande imprenditoria, molto molto curato e all'avanguardia. E il merito del direttore, quindi dei proprietari della struttura, il dottor Ciamarra, la dottoressa Ciamarra, ma anche tutti coloro che ruotano attorno, diciamo, a queste persone, hanno comunque sempre realizzato e creduto in idee lungimiranti, e quindi questo per noi è importante, perché di questa struttura si arricchisce un territorio e da questa struttura dobbiamo trarre stimolo per curare poi il contorno e il territorio appunto che compete all'ente. Il turismo per noi è la fonte principale, quindi noi siamo un paese a vocazione turistica, e è importante che le strutture, sia ecco, le strutture di balneatori che di operatori turistici, arrivino a comprendere che insieme si può raggiungere un risultato migliore. Oggi il comune non può coprire sicuramente tutte le attività e le situazioni che copriva anni fa, anche per le ristrettezze di bilancio, ma questo deve portarci a efficientare, a meglio razionalizzare e quindi a fare corpo per dei risultati migliori. Ormai questa è un'industria, e questa cosa è avvalorata da molti episodi, da molte occasioni, ma soprattutto dal trend del mercato. Se consideriamo altresì che, senza citare von Baldassar, ma la bellezza dovrebbe essere al centro di qualsiasi intrapresa, pensare di investire in quello che costituisce il 32% del prodotto interno lordo mi pare che sia assolutamente, come si dice, encomiabile, ma penso che sia anche utile. Un imprenditore che investe su una struttura del genere è lungimirante, assolutamente. Anche perché qui non parliamo di turismo ghettizzato, turismo enclave, turismo da lager. Parliamo di un turismo che si offre, si apre alle opportunità di un territorio che ha valenze estreme in capacità di proposta e di offerta. Abbiamo parlato prima di problemi infrastrutturali, quello che noi come pubblica amministrazione dobbiamo consentire come capacitatori, come facilitatori degli imprenditori che vogliono investire in questo territorio, è di offrire servizi, infrastrutture e territorio che si prestino ad un uso del territorio stesso.
è un accrescimento per il nostro territorio e anche il tema dell'incontro è importantissimo, quindi i turismi perché sono sicuramente sono tanti vari turismi, soprattutto in provincia di Teramo. Il tutto deve essere integrato, il tutto deve essere a sistema, si deve lavorare in grande sinergia. Poi c'è il turismo interno purtroppo soffre per tante criticità che noi abbiamo, ma sono criticità vecchie, antiche, e noi abbiamo il problema della viabilità, abbiamo il problema della segnaletica, abbiamo il problema di un piano marketing serio, fatto da gente seria, fatto da gente competente, fatto soprattutto da giovani, perché vede, io vedo qui dei manager che girano da anni in questa provincia. Purtroppo il turismo è una cosa che cammina a ore, è una cosa giornata, cioè che ha una velocità e una competitività terribile. Quindi io sono sempre più convinto che un giovane possa dare qualcosa di più, qualcosa di accrescimento di più al nostro sistema turistico. Noi abbiamo bisogno nell'interno di tante cose, ma soprattutto di viabilità. Il centro congressi multimediale del villaggio Salinello il 27 maggio scorso è stato presentato a Milano durante Expo 2015. Casa Abruzzo è stata teatro della presentazione in anteprima, proponendo il villaggio turistico come luogo ideale per i momenti di aggregazione, per ospitare attività convegnistica, formativa, ma anche mostre d'arte, sfilate di moda, workshop e esposizioni.